Laura, la parola a te. Grazie Patrizia. Buongiorno a tutti i partecipanti del webinar. Come ha già detto la nostra amica Patrizia, questo webinar è dedicato ad un approfondimento dei patti di integrità che, diciamo, a differenza del passato, sono oggi stati chiamati dall'ANAC ad un ampliamento diciamo, della loro portata esplicativa. Oggi ecco quindi cercheremo di ricostruire diciamo il quadro normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato negli ultimi anni lo strumento del patto di integrità o del protocollo di legalità che Dio si voglia per cercare soprattutto di capire come entrare in questa nuova fase diciamo, dei protocolli di legalità di seconda generazione, quindi anche per iniziare a raccogliere degli spunti su come poter ecco, definire il contenuto dei nuovi protocolli. Lo sapete tutti, noi siamo abituati a parlare dei patti di integrità piuttosto che dei protocolli di legalità come degli strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Quindi si tratta di, diciamo, di strumenti che raccolgono una serie di clausole, di disposizioni volontarie tra i soggetti che normalmente sono coinvolti nell'ambito della gestione di un'opera. Spero di sì. Quindi sono accordi che intervengono normalmente tra le stazioni appaltanti, le prefetture e chiaramente tra tutti gli operatori economici coinvolti nell'ambito della filiera di un'opera pubblica. Quindi siamo abituati a parlarne in termini di diciamo, misura a carattere preventivo nell'ambito delle tutele antimafia. Anzi, addirittura diciamo, con qualche elemento in più, perché? Perché sono strumenti che vanno a rafforzare i vincoli previsti dalla normativa antimafia, che appunto ecco, sono in alcuni casi forse anche più stringenti rispetto a quella che diciamo, è la normativa vigente. Non è una novità che, soprattutto da un punto di vista giurisprudenziale, non siano stati sempre ben accetti. Perché? Perché ci sono stati, ecco, dei forti contrasti, soprattutto in giurisprudenza, almeno fino all'entrata in vigore della legge 190. E questo perché? Perché, ecco, la giurisprudenza si è sempre spaccata a metà. Da una parte, vi era, un orientamento che qualificava i patti di integrità e i protocolli come degli accordi stabiliti tra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 90, per cui sul presupposto che fossero, diciamo, accordi di tale natura, potevano andare a regolamentare certe forme di cautela antimafia anche al di là di quelli che erano i limiti della normativa antimafia. Qui, ad esempio, in questa slide io vi ho riportato un caso, un TAR Napoli numero 5058 del 2009, in cui diciamo, il caso portato all'attenzione del TAR era questo. Era stato fatto un affidamento sotto la soglia di 150.000 euro, che come ben sapete è la somma al di sotto della quale non è richiesto alcun accertamento antimafia, ma in quel caso l'amministrazione comunale, proprio in forza di un protocollo di legalità, aveva richiesto, ecco, l'informativa antimafia alla prefettura nonostante l'importo fosse, ecco, inferiore alla soglia di 150.000 euro. Qui il TAR che cosa dice? Dice il protocollo d'intesa stipulato tra la prefettura e il comune ha esteso il dovere di richiedere le informazioni antimafia a tutte le tipologie di appalti, indipendentemente dal loro importo,
e questo basta affinché l'amministrazione possa essere posta nella condizione di poter diciamo, richiedere questo accertamento ulteriore rispetto a quella che è la disciplina antimafia. Di tenore diametralmente opposto, lo vedete in questa slide, è il secondo orientamento della giurisprudenza che si è registrato fino, vi ho detto, all'entrata in vigore della legge 190. Perché? Perché questo orientamento è stato non proprio benevolo nei confronti dei protocolli di legalità. Perché? Perché li ha qualificati semplicemente come atti politici di indirizzo non vincolanti. E quindi ecco, le amministrazioni, nonostante diciamo, abbiano sottoscritto un protocollo, un patto di integrità, non possono diciamo, assolutamente agire in deroga a quella che è la diciamo, normativa di rango primario o secondario e quindi diciamo, mettere in pratica delle forme di cautela ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma. Qui il caso che vi ho riportato è quello di un consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in cui in questo caso che cosa era successo? Sostanzialmente, nel bando, sempre, in ossequio ad una clausola del protocollo di legalità, era stata addirittura, diciamo, introdotta, era stato introdotto una sorta di meccanismo premiale nei confronti di tutti quei concorrenti che si impegnavano a subappaltare ad imprese confiscate in base alla legge antimafia. Queste imprese addirittura dovevano essere indicate preliminarmente in fase di offerta e laddove poi in fase esecutiva non, diciamo, il subappalto non fosse avvenuto nei confronti di questi particolari operatori economici, scattava immediatamente la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore. Quindi vedete qui la clausola era veramente diciamo, ultronea rispetto a quella che è, diciamo, anche normalmente la disciplina del subappalto contenuta nel codice dei contratti. E quindi qui il giudice siciliano che cosa ha detto? No, queste non sono assolutamente queste clausole del protocollo sono addirittura delle clausole contralegge, perché vanno addirittura a violare i principi della parità, della concorrenza e della libertà di impresa nella parte in cui addirittura prescrivono l'obbligo per il concorrente di indicare già in sede di offerta di voler affidare il subappalto a una determinata categoria di imprese. Sulla stessa scia, non per rincarare la dose, ma questo, diciamo, orientamento giurisprudenziale che, diciamo, ha fatto un po' la guerra ai protocolli di legalità, si è trascinato proprio fino all'entrata in vigore della legge 190, perché qui, ecco, ho voluto riportarvi questo altro caso che è un TAR di Reggio Calabria. Di poco successivo all'entrata in vigore della legge 190, proprio perché è un caso esattamente identico a quello che abbiamo analizzato prima quando abbiamo parlato dei protocolli, o meglio della legittimità dei protocolli, in quanto classificabili come accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 241. Vedete qui nella slide il caso è assolutamente identico, contratto di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro e nonostante tutto diciamo, la stazione appaltante chiede l'accertamento antimafia alla prefettura perché? Perché c'era una clausola del protocollo che richiedeva questo accertamento. Qui però, per un caso esattamente identico a quello precedente, si arriva ad una conclusione diametralmente opposta. Perché? Perché il TAR dice la soglia di valore, quindi quell'importo di 150.000 euro che oggi è fissato dal codice antimafia, ma che era già così nella precedente normativa antimafia, non è assolutamente disponibile. Perché? Perché costituisce un punto di equilibrio tra
gli opposti interessi che sono in gioco, cioè quello dell'amministrazione e quello dell'aggiudicatario del contratto. E quindi attraverso un protocollo non si può assolutamente diciamo, andare né a modificare questa soglia di valore né tantomeno andare a diciamo, richiedere accertamenti antimafia laddove il codice al di sotto ecco, di questa soglia. Proprio perché il codice antimafia non prevede una vera e propria esenzione al di sotto di questa fascia di importo. Quindi vedete, arriviamo in prossimità della legge anticorruzione con una situazione giurisprudenziale che è abbastanza contrastante. Non vi nascondo che è forse più sbilanciata diciamo, a favore di una. Diciamo, di un orientamento che non è proprio benevolo nei confronti dei protocolli di legalità. Arriva però la legge 190 che descrive o quantomeno ecco, afferma un principio che darà poi una svolta anche alla giurisprudenza. Perché? Perché all'articolo 1,17 della legge 190, lo sapete probabilmente meglio di me, arriva la tanto agognata copertura normativa dei protocolli. Con questa disposizione, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. In tutta sincerità, credo che non sia stata proprio una delle espressioni più felici adoperate dal legislatore, perché forse la norma non andava scritta così. Non andava scritta così per quanto ecco, abbia diciamo, un intento diciamo, ecco, di, diciamo, genuino, nel senso che è intesa, cioè è rivolta ad uno scopo ben preciso, cioè che è quello di rendere obbligatorio il contenuto del protocollo, comprese ovviamente le sanzioni che sono stabilite nello stesso strumento pattizio, nel momento in cui il concorrente accetta formalmente in gara le clausole contenute nel protocollo. Quali sono i dubbi interpretativi che ha scatenato questa norma? Ma sostanzialmente questo, cioè si tratta di una norma in cui ecco, si parla del diciamo, mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. Se tu concorrente non rispetti le clausole, sarai escluso dalla gara. Beh, forse mancato rispetto non era proprio l'espressione adatta, forse andava scritto mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo, perché sappiamo bene che tutte le, diciamo, fattispecie che possono essere contemplate in un protocollo sono sostanzialmente rivolte alla fase esecutiva del contratto. Quindi è chiaro che qui si parla soltanto di, diciamo, di una norma che sostanzialmente individua come causa di esclusione dalla gara la mancata sottoscrizione del contratto in sede di offerta. E quindi ecco, evidentemente forse avrebbe, già che ecco, si tratta di, diciamo, della sottoscrizione di impegni che poi esplicheranno i loro effetti durante la fase esecutiva dei lavori, forse il legislatore avrebbe dovuto anche individuare delle sanzioni più appropriate. Ma al di là di questo, perché poi devo essere sincera, questa questione è stata poi anche un po' dipanata dalla giurisprudenza diciamo, nel corso successivo diciamo, dell'evoluzione giurisprudenziale. Perché? Perché all'inizio che cosa si pensava? Si pensava che a questo punto, dato il tenore letterale della norma, che ci fosse questa doppia alternativa, che sì, d'accordo, tu sottoscrivi il protocollo di legalità in sede di gara, però poi la fonte degli obblighi fondamentalmente rimane sempre solo il contratto di appalto e quindi
diciamo, da questo punto di vista la norma non avrebbe inciso in alcun modo, diciamo, sull'assetto normativo. La seconda, diciamo, ipotesi che si era prospettata è che, diciamo, prevedeva invece che questa, diciamo, innovazione normativa potesse in qualche modo addirittura depotenziare gli effetti del protocollo, dal momento che, diciamo, fondamentalmente, più che richiedere diciamo, la sottoscrizione diciamo, dello strumento pattizio in fase di gara, altro non faceva. Chiaramente è stata preferita, diciamo, la prima soluzione, ad una condizione, cioè, il contratto di appalto resta sempre la fonte primaria degli obblighi, a carico dell'impresa. E chiaramente il contratto in questo senso viene poi, tramite la sottoscrizione del protocollo, in qualche modo integrato dallo strumento pattizio, però ad una condizione: che si verifichi sempre la conformità delle clausole dei protocolli ai principi generali in materia di appalti pubblici. E, diciamo, adesso, diciamo, noi ci occuperemo in tutta, diciamo, la parte successiva del webinar proprio a capire fino a che punto si può spingere l'amministrazione nella regolamentazione del rapporto di appalto a seguito dell'aggiudicazione in base, alle clausole stabilite dal protocollo. Certo, una cosa è da dire, probabilmente questa, diciamo, la formulazione dell'articolo 1,17 della legge 190 non è stata altro che il riverbero di quell'altra importante modifica che fu apportata qualche anno prima nell'ambito della legislazione sugli appalti pubblici. Conoscerete tutti meglio di me il famoso principio di tassatività delle cause di esclusione, per cui, molti hanno sostenuto che, in realtà, l'articolo 1,17 della legge 190 non fosse altro che, diciamo, un'applicazione dell'articolo 46,1 bis del codice dei contratti, laddove, soprattutto nella prima parte, stabilisce che, le stazioni appaltanti, escludono i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da tutte le altre disposizioni di legge vigente. Quindi, sostanzialmente, diciamo, descrivendo l'articolo 1,17 in quei termini, fondamentalmente il legislatore credo che non abbia fatto altro che, diciamo, individuare la mancata sottoscrizione del protocollo come causa tassativa di esclusione dalla gara. Quindi, se il concorrente non sottoscrive il protocollo, è automaticamente escluso dalla procedura di affidamento. Quindi, diciamo, non, diciamo, le due disposizioni da questo punto di vista sono perfettamente sincronizzate. E d'altronde la conferma di questo ci arriva anche dalla stessa autorità per la vigilanza, meglio, da ex autorità per la vigilanza, ora ANAC, che proprio in prossimità dell'entrata in vigore della legge 190, dettò, le prime, indicazioni per la redazione dei bandi di gara. Sapete tutti benissimo che, abbiamo avuto, diciamo, contemporaneamente all'introduzione del principio di tassatività anche quello diciamo, l'obbligo di redigere i bandi di gara sulla base dei facsimile che, sono stati predisposti, dall'autorità per la vigilanza. E quindi, ecco, nell'ambito di questo primo provvedimento dell'autorità, la determinazione numero 2, qui c'è un errore, scusate, la determinazione numero 4 del 10 ottobre 2012, l'autorità ha anche affermato a chiare lettere che è legittimo prescrivere a pena di esclusione dalla gara l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito dei protocolli di legalità e dei patti di integrità. E qui, diciamo, c'è una vera e propria difesa a spada tratta, da parte dell'autorità di quello che è questo, strumento prezioso di, prevenzione, antimafia.
Infatti qui lo vedete, ho riportato il passo della determina. I protocolli sanciscono un comune impegno a assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un contratto pubblico, e quindi solitamente, ecco, sono descritti come quegli strumenti in forza dei quali le amministrazioni assumono l'obbligo di inserire nei bandi di gara l'accettazione preventiva da parte degli operatori di determinate clausole che rispecchiano queste finalità preventive. E quindi sostanzialmente da un lato l'amministrazione diciamo, accetta in base al protocollo di inserire nei propri bandi queste clausole sottoscritte in base al protocollo, dall'altro lato l'operatore economico che partecipa alla gara accetta chiaramente diciamo, di conseguenza dal lato suo queste regole che, come vedete, l'autorità, diciamo, qualifica come regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, e che prevedono, in caso di violazione, delle sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza della estromissione dalla gara. Quindi, diciamo che questi sono stati certamente contributi, sia a livello normativo sia a livello dell'autorità per la vigilanza, certamente, diciamo, positivi nei confronti dell'utilizzo di questo strumento pattizio. E vedete, per esempio, da questo momento in poi come cambia anche la giurisprudenza. Pronunce come quelle che abbiamo visto all'inizio non se ne sono più registrate, perché sostanzialmente tutti i risultati giurisprudenziali si sono concentrati diciamo, fatto, dite anche formale, insomma, della sottoscrizione del protocollo in fase di gara. Qui vi ho riportato una serie di pronunce giurisprudenziali in cui vedete i casi sono tutti identici. Il problema che è stato esaminato dalla giurisprudenza una volta che è entrata in vigore la legge 190 fondamentalmente è sempre lo stesso. Che cosa accade al concorrente nel momento in cui in gara non presenta la dichiarazione con la quale sottoscrive e accetta le clausole del protocollo di legalità. Vedete, al numero 1 il TAR Catania dichiara assolutamente no, la legittimità dell'esclusione dalla gara del concorrente che non abbia reso la dichiarazione relativa al protocollo di legalità, da ritenersi invece obbligatoria e prevista pena di esclusione. Ancora, al numero 2, c'è questo TAR di Potenza, queste sono tutte sentenze recentissime, come potete vedere, in cui addirittura il TAR di Potenza che cosa dice? No, il bando di gara nel momento in cui prevede l'esclusione dalla gara per l'omessa allegazione delle dichiarazioni antimafia, qui quando parla di dichiarazione antimafia chiaramente intende la sottoscrizione delle clausole del protocollo, dice non è in alcun modo nullo ai sensi dell'articolo 46,1 bis, anzi è proprio l'esplicazione perfetta di quello che richiede il principio di tassatività delle cause di esclusione. E addirittura il TAR di Potenza fa un ulteriore passaggio perché dice a me non basta che tu dichiari genericamente di accettare tutte le norme, le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale. Io amministrazione pretendo che tu, concorrente, mi faccia una dichiarazione ad hoc, quindi io non posso, diciamo, assolutamente, io concorrente non posso assolutamente fare una dichiarazione generica con cui dico sì, mi impegno a rispettare tutte le clausole, le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato, perché io amministrazione esigo da te concorrente un vero e proprio impegno specifico circoscritto all'accettazione delle clausole del protocollo di legalità. Vedete cosa dice il TAR Potenza alla fine?
Dice, costituisce interesse essenziale della stazione appaltante acquisire la preventiva adesione già in sede di offerta dei concorrenti alle clausole antimafia in questione, al fine di evitare eventuali contestazioni al momento della stipula del contratto e o durante l'esecuzione dell'appalto. Ad onor del vero, vi devo anche dire quest'altra cosa, quindi la giurisprudenza certamente si sta, diciamo, indirizzando verso un atteggiamento di favore nei confronti dei protocolli di legalità, quindi contrariamente a quanto è sempre avvenuto in passato. Però ho pescato proprio di recente questa ordinanza, siamo 12 settembre 2014, in cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Corte di Giustizia. In che senso? Cioè ha portato all'esame dei giudici comunitari questo problema. L'articolo 1,17 della legge 190 è conforme alla direttiva comunitaria? Perché voi sapete bene che noi abbiamo una direttiva da cui deriva il nostro codice dei contratti in cui c'è un articolo 45 che mi indica quali sono i requisiti che i concorrenti debbono possedere in gara. Quindi, fermo restando che i giudici siciliani nell'ambito di questa ordinanza hanno comunque diciamo, specificato l'importanza dei protocolli, hanno specificato la copertura normativa che questi protocolli adesso hanno nell'ambito del nostro ordinamento grazie alla legge anticorruzione, però comunque hanno voluto portare la questione di legittimità dinanzi alla Corte di Giustizia. Quindi staremo a vedere, l'ordinanza è veramente ancora troppo recente, quindi dovremmo sicuramente attendere qualche altro po' di tempo prima di conoscere il responso della Corte di Giustizia. Però, come vedete, non riusciamo ancora a trovare, per quanto vi ho detto, l'orientamento giurisprudenziale sia divenuto più benevolo, non riusciamo ancora a trovare un assestamento, diciamo, giurisprudenziale che diciamo, lasci vivere in maniera pacifica i protocolli di legalità. Quindi ecco, qui vi ho riportato, poi avrete modo di leggerlo con calma, quello che è il passaggio saliente dei giudici siciliani nell'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia. In questo panorama, come diceva Patrizia all'inizio, che cosa arriva? Arriva questo protocollo d'intesa stipulato il 15 luglio di quest'anno tra l'ANAC e il Ministero dell'Interno. È un protocollo con cui fondamentalmente l'ANAC, le prefetture, gli enti locali, insomma, si impegnano sostanzialmente a, diciamo, a mettere insieme diciamo, un'attività coordinata di prevenzione non più soltanto rispetto al problema delle cautele antimafia, ma anche a quella dei fenomeni di corruzione. Quindi siamo con questo protocollo, diciamo, siamo ad un passaggio epocale. Epocale perché? Perché sostanzialmente che cosa ci chiedono di fare l'ANAC e il Ministero dell'Interno? Sostanzialmente ci chiedono di ampliare l'ambito operativo dei protocolli di legalità anche alle tutele anticorruzione. Quindi ci chiedono di riprendere in mano l'esperienza valida dei protocolli per diciamo, abbracciare anche tutto ciò che può essere diciamo, una misura di prevenzione della corruzione. E per questo nell'ambito del protocollo si parla di protocolli di legalità di nuova generazione. Qui chiaramente ecco, perdonate se inizio ad andare un po' veloce, ma ho ancora molte altre cose da raccontarvi. Quali sono fondamentalmente le indicazioni che ci provengono da questo protocollo? Beh,
Una prima indicazione prevede che nell'ambito, diciamo, degli strumenti pattizi, si possa inserire una clausola risolutiva espressa. Una clausola risolutiva espressa in base alla quale, ad esempio, l'impresa che non abbia, denunciato il tentativo di concussione subito, chiaramente si vede risolvere il contratto. Quindi questo è un primo, diciamo, è una prima indicazione che arriva dai protocolli, che arriva dal protocollo d'intesa tra ANAC e il Ministero, ma soprattutto il protocollo prevede che la stessa clausola risolutoria del contratto sia inserita e scatti nel momento in cui intervenga una misura cautelare o un provvedimento di rinvio a giudizio nell'ambito di fattispecie penali che denotano un fenomeno di corruzione. Nel protocollo trovate anche in allegato, all'allegato C, delle, diciamo, dei veri e propri facsimile, no? di queste clausole. Probabilmente li avrete già letti, e si tratta di, diciamo, di clausole che fondamentalmente riportano quello di cui abbiamo appena parlato, cioè, vedete questa clausola numero 1, con cui diciamo, il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all'autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Nel momento in cui dovesse diciamo, verificarsi questo episodio, scatterebbe la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Allo stesso modo, vedete nella, diciamo, seconda clausola, addirittura la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta una misura cautelare, ossia intervenuto rinvio a giudizio per taluno di questi delitti che, come ben sapete, sono i reati contro la pubblica amministrazione, ma poi li vedremo meglio nel dettaglio. Quindi ecco, l'indicazione operativa che proviene da questo protocollo d'intesa fondamentalmente è una: mettete nell'ambito dei protocolli diciamo, l'obbligo, ecco, della stazione appaltante di inserire nei contratti di appalto queste clausole risolutive espresse del contratto ogni qualvolta dovessero verificarsi queste certe fattispecie che abbiamo elencato. Chiaramente, quando scatterebbe questa clausola risolutiva espressa? Soltanto nel momento in cui, dopo che la stazione appaltante ha comunicato all'autorità anticorruzione l'accaduto e l'autorità nazionale anticorruzione abbia previsto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di gestione dell'impresa di cui adesso parleremo e quindi si può procedere con la risoluzione del contratto. Quindi sostanzialmente solo nel momento in cui l'autorità anticorruzione dovesse ravvisare l'insussistenza dei presupposti che fanno scattare le misure di gestione dell'impresa, quindi soltanto e solo in quel caso dovrebbe scattare la clausola risolutiva espressa che pone fine al rapporto contrattuale tra l'appaltatore e l'amministrazione. Che cosa sono queste misure? Ecco, queste clausole evidentemente sono state tarate sulla base di quell'altra grande modifica che è intervenuta quest'estate ad opera del decreto 90 del 2014. Sapete meglio di me che si tratta di diciamo, di una norma che ha introdotto questi nuovi istituti, cioè le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Si tratta di diciamo, una norma che sostanzialmente prevede questo, cioè
Nel momento in cui l'autorità giudiziaria proceda, cioè questo vuol dire nel momento in cui c'è un rinvio a giudizio per uno di questi delitti, che sono, ecco, quelli proprio tipici, no, dei delitti contro la pubblica amministrazione, oppure ancora laddove ci troviamo, ecco, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite ed eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria di un appalto, che cosa succede? Che il presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e propone al prefetto competente queste possibili soluzioni. La prima, ordina la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto. E in seconda battuta, laddove l'impresa non dovesse adeguarsi in tal senso, il prefetto provvede alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice. Badate bene, limitatamente alla esecuzione di quel contratto di appalto. Quindi non stiamo parlando della straordinaria e temporanea gestione dell'intera attività aziendale. E quindi ecco, o altrimenti, dico, questa è la prima soluzione, o meglio, la prima proposta che può venire dal prefetto, oppure si bypassa il momento della rinnovazione degli organi sociali e si provvede direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, sempre limitatamente all'esecuzione di quel contratto di appalto nell'ambito del quale è accaduto l'episodio, diciamo, di corruzione. Io adesso non sto a ripercorrere, diciamo, tutti i dettagli di questa norma, che certamente conoscerete bene. Perché? Perché vorrei dedicare, diciamo, questi ultimi momenti insieme diciamo, ad alcune considerazioni e soprattutto ad alcune, diciamo, indicazioni di taglio operativo per quello che riguarda, diciamo, la predisposizione di questi protocolli di seconda generazione. Consentitemi un primo rilievo critico. Va bene che diciamo, il tenore di queste clausole risolutive espresse derivano, diciamo, fondamentalmente da questo articolo 32 del decreto legge 90 del 2014, ma diciamo, la prima riflessione critica che mi viene da fare è questa: il disallineamento rispetto alla normativa di gara è veramente elevato. E questo perché conoscete meglio di me, diciamo, le disposizioni del codice dei contratti che, diciamo, si occupano di, diciamo, eventi di carattere penale. Il primo fra tutti è l'articolo 38, quando io chiedo ad un concorrente di dichiarare i requisiti generali, che cosa gli chiedo? Gli chiedo sostanzialmente se è stato condannato in via definitiva con una sentenza, con un decreto penale di condanna, con una sentenza di patteggiamento, quello che volete, ma l'esclusione dalla gara è determinata solo e esclusivamente dinanzi ad una pronuncia passata in giudicato. Dello stesso tenore, sotto ad esempio il profilo delle cautele antimafia, e poi anche, sempre nell'ambito dell'articolo 38, la disposizione, il comma che prevede che anche, diciamo, ai fini della rilevanza dei provvedimenti antimafia rilevano, nell'ambito dell'esclusione dalla gara, soltanto i provvedimenti a carattere definitivo. Quindi noi stiamo parlando quindi di soggetti che debbono essere estromessi dalla procedura di affidamento. Perché? Perché a loro carico sono state adottate delle misure di prevenzione in maniera definitiva. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma circa un paio di mesi fa, a settembre mi pare, la stessa autorità anticorruzione ha adottato una delibera in cui, diciamo, si è posta
si è posto il problema della rilevanza della mera pendenza dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione. Nell'ambito di questa delibera, infatti, è stato specificato che laddove il codice dei contratti richieda, anche, l'accertamento della mera pendenza dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, in realtà questo dato normativo deve essere considerato in qualche modo superato dalla disciplina antimafia che è successiva al codice dei contratti, perché la disciplina antimafia dà rilevanza soltanto ai provvedimenti definitivi. Quindi ecco, noi ecco, non possiamo non porci il problema di questo forte disallineamento che ci sarebbe tra la fase esecutiva e la fase di gara, perché noi stiamo dando rilevanza ad un rinvio a giudizio in fase esecutiva che arriva a determinare la risoluzione del contratto. Quindi a questo punto o allineiamo la fase esecutiva alla fase di gara o avviene il contrario, perché sostanzialmente se la risoluzione contrattuale per un motivo del genere è indice di una incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, io credo che questo allora debba avvenire anche in fase di gara, perché altrimenti in fase di gara non prenderemmo per nulla in considerazione l'ipotesi del rinvio a giudizio. In fase esecutiva il mero rinvio a giudizio diverrebbe addirittura una causa risolutiva del contratto di appalto. Peraltro, a questo aggiungo un'altra considerazione. Che cosa ne è del cantiere nel momento in cui io procedo alla risoluzione del contratto? Premesso che nel nostro codice dei contratti noi abbiamo un articolo che è l'articolo 135, che innanzitutto individua le fattispecie specifiche in cui può avvenire la risoluzione contrattuale perché è sopraggiunto un provvedimento di carattere penale. Ma qui stiamo parlando sempre, tant'è vero che la legge anticorruzione ha modificato l'articolo 135 del codice dicendo tu amministrazione puoi risolvere il contratto anche in presenza di accertamenti definitivi, quindi di sentenze passate in giudicato per questi certi reati. Reati sono sempre gli stessi, non coincidono perfettamente con quelli del decreto legge 90 del 2014, ma stiamo pur sempre nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione. Quindi qui abbiamo un secondo problema, cioè noi possiamo con un protocollo introdurre una causa, una clausola, individuare una fattispecie di risoluzione contrattuale ulteriore a quella prevista dalla legge? Stando al codice dei contratti, no, perché anche in questo caso è richiesto sempre una sentenza passata in giudicato. Ma poi pongo un altro problema in subordine. Quando io ho fatto questa risoluzione contrattuale, no, perché ho una clausola nel protocollo che mi impone di farla, posso ricorrere all'istituto dell'interpello? Sapete bene che l'articolo 140 del codice mi dice che nei casi in cui io ho provveduto alla risoluzione contrattuale, ma la risoluzione contrattuale in quelle fattispecie che sono indicate dal codice dei contratti, quindi nel nostro caso io faccio la risoluzione contrattuale perché è arrivata una condanna definitiva per concussione, e quindi in questo caso che cosa faccio io amministrazione? Posso ricorrere all'interpello, cioè affido il contratto al concorrente che si era piazzato secondo in graduatoria. Quindi mi domando, nel momento in cui io introduco una causa ulteriore di risoluzione all'interno del protocollo e poi magari risolvo anche il contratto perché arriva questo rinvio a giudizio, poi che ne è del cantiere? Faccio una nuova gara? Faccio
faccio l'interpello, quindi vado con lo scorrimento in graduatoria, anche se il codice dei contratti non me lo consente. Quindi ecco, mi pare ecco, che nel momento in cui noi decidiamo di inserire queste clausole risolutive espresse all'interno del protocollo, ci dobbiamo un attimo, diciamo, intendere e quantomeno diciamo, chiarire tutti questi problemi che non sono di poco rilievo. Vi devo però dire anche una cosa, che per cercare di diciamo, allineare il tutto, noi abbiamo una grande opportunità normativa quest'anno, che è quella del recepimento delle direttive comunitarie. Come ben sapete, quest'anno sono state approvate dal Parlamento europeo le tre nuove direttive in materia di appalti e concessioni pubbliche, sono le direttive 23, 24 e 25 del 2014. Sapete bene che queste direttive dovranno essere recepite dagli Stati membri dell'Unione entro il 18 aprile 2016 e devo essere sincera, questo è veramente una grande opportunità che il presidente Cantone ha evidenziato in più di un'occasione. Semplicemente senza alcuna pretesa di stare qui a raccontare il contenuto che è poi peraltro abbastanza innovativo, rivoluzionario di queste direttive. Ci sono degli spazi normativi molto importanti che potrebbero, ecco, esserci molto utili nell'ambito, ecco, di tutta questa attività che siamo chiamati a compiere, quindi anche con riferimento ai protocolli di legalità. Allora, le novità che vi volevo segnalare fondamentalmente erano queste. Parliamo soprattutto di requisiti generali. Chiaramente le direttive nuove, così come quelle attualmente vigenti, richiedono, diciamo, ai fini dell'esclusione della gara, ovviamente, che i provvedimenti siano definitivi. Quindi si continua a parlare chiaramente di sentenze passate in giudicato e qui non c'è, diciamo, non c'è da dubitare nulla, no, rispetto alla fase di gara, ma proprio nell'ambito della procedura di affidamento, quindi dei requisiti generali che si accertano in fase di gara, la direttiva presenta delle novità molto, molto rilevanti. Perché? Perché ad esempio, introduce diciamo, amplia notevolmente il margine discrezionale dell'amministrazione nella valutazione di quella che è la moralità del concorrente che si presenta in gara. Per esempio, nell'ambito, diciamo, dei requisiti generali sono introdotte queste nuove fattispecie. Per esempio, l'amministrazione può, diciamo, disporre l'esclusione nel momento in cui ha indicazioni sufficientemente plausibili per concludere, ad esempio, che quell'operatore economico ha, diciamo, stipulato, diciamo, ha sottoscritto un accordo con altri operatori economici per falsare la gara. Può escludere il concorrente nel caso in cui, ad esempio, ci sia un conflitto di interessi, conflitto di interessi che viene definito peraltro dalla stessa direttiva e diciamo, coinvolge tutti quei diciamo, casi in cui un funzionario dell'amministrazione ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o personale rispetto alla procedura d'appalto. Oppure ancora ci sono cause di esclusione legate per esempio a queste fattispecie. L'amministrazione può escludere gli operatori economici che hanno tentato di influenzare indebitatamente il procedimento decisionale dell'amministrazione. Può escludere il concorrente che ha tentato di ottenere informazioni confidenziali dall'amministrazione, che quindi
possano in qualche modo arrecargli un vantaggio nell'ambito della predisposizione dell'offerta. Quindi ecco, vedete, vengono introdotti nell'ambito dei nuovi requisiti generali da parte della direttiva, diciamo, delle indicazioni che diciamo, potrebbero essere utili al nostro scopo per, ecco, individuare quelle tipologie di fattispecie che, proprio perché sono disancorate da un provvedimento definitivo di condanna o non hanno proprio nulla a che vedere ancora con una vera e propria azione penale nei confronti del concorrente, possono, diciamo, iniziare ad avere una rilevanza anche in fase di gara. E quindi in questo caso si potrebbe finalmente allineare, diciamo, la normativa di gara con quella che poi è la normativa, diciamo, anche a livello pattizio, quindi, diciamo, quando parliamo di clausole risolutive espresse in fase esecutiva, quindi potremmo quantomeno, diciamo, iniziare a, diciamo, a far ragionare bene la fase di gara con la fase esecutiva, perché altrimenti, ve l'ho detto, secondo me il rischio è che si, diciamo, attribuisce un'importanza totalmente opposta a situazioni identiche, per cui in un caso, cioè in gara, rileva il rinvio a giudizio piuttosto che una, diciamo, situazione sintomatica di un'attività criminale, che però in gara non potrebbe mai assumere alcuna rilevanza, in fase esecutiva diventa addirittura una clausola, una causa di risoluzione contrattuale. Quindi se diciamo, la direttiva comunitaria inizia a creare questi spazi per abbracciare nell'ambito delle fattispecie escludenti anche episodi che non sono strettamente legati o non sono proprio legati a delle vicende di natura penale, perché non sfruttare questo passaggio normativo che comunque diverrà obbligatorio entro aprile 2016 e quindi diciamo, perché ecco, non garantirci una copertura normativa che metta poi finalmente in salvaguardia poi anche il contenuto dei protocolli. Peraltro aggiungo un'altra, diciamo, notizia, sempre per rimanere nell'ambito delle direttive comunitarie. Diciamo, nell'ambito della nuova disciplina sui requisiti generali è stata introdotta anche, diciamo, una, diciamo, descrizione procedurale, nel senso cioè che è stato previsto espressamente dalla direttiva che ogni qualvolta l'amministrazione dovesse rilevare queste diciamo, situazioni anomale, insomma, che fanno dubitare della moralità di un operatore economico, che cosa fa? Avvia un procedimento in contraddittorio con l'impresa. Quindi l'impresa ha in qualche modo, diciamo, poi anche la possibilità di dimostrare di aver, ad esempio, adottato essa stessa delle misure per, diciamo, in qualche modo arginare il problema che si è verificato. Quindi, ad esempio, se c'è stato un rinvio a giudizio a carico del direttore tecnico piuttosto che di un amministratore, l'impresa potrebbe dimostrare in questa fase di contraddittorio di aver adottato, ad esempio, delle misure diciamo, finalizzate all'allontanamento di questo soggetto che si è, diciamo, che ecco, magari ecco, ha ricevuto l'avviso di garanzia, quindi in qualche modo l'impresa può dimostrare di essersi dissociata, insomma, da quel comportamento che è finito sotto indagine penale, al comportamento di quel soggetto che è finito sotto indagine penale. Può ad esempio dimostrare in questa fase di contraddittorio che l'impresa ha collaborato attivamente con le autorità investigative. Insomma, ci sono tutta una serie di diciamo, di misure che l'impresa può dimostrare di aver adottato e quindi al termine di questa fase in contraddittorio con la stazione appaltante, l'amministrazione che cosa può dire? Può sostanzialmente dire sì, vabbè, ti credo, cioè d'accordo, le due, diciamo, le misure
che tu hai adottato mi hanno convinto, e quindi non ti escludo dalla gara. In caso contrario, addirittura l'amministrazione può, addirittura, ecco, mi pare che la direttiva dica, può addirittura prevedere un periodo massimo di esclusione dalle gare, cioè che può, mi pare, andare dai 3 dai 3 ai 5 anni. Quindi vedete bene che, diciamo, sono meccanismi che, diciamo, attivati in fase di gara, quindi secondo me consentono un miglior allineamento, diciamo, delle due fasi dell'aggiudicazione e dell'esecuzione contrattuale. Oppure, ecco, sono meccanismi che potrebbero, ad esempio, essere, magari introdotti anche nell'ambito dei protocolli, insomma, come possibile, insomma, strumento preventivo di questi fenomeni. Quindi, ecco, secondo me, l'occasione del recepimento delle direttive sarà di particolare importanza, e non a caso, ad esempio, non so se avete sentito la notizia degli ultimi giorni, anche il presidente Cantone, che peraltro, insomma, ha stipulato proprio nei giorni passati un nuovo protocollo d'intesa con l'autorità antitrust. Il presidente Cantone è perfettamente cosciente di di questo passaggio normativo, che io direi che è epocale, insomma, perché finalmente ci consentirà una, diciamo, riscrittura della disciplina dei contratti pubblici. E qui colgo l'occasione di introdurvi, ecco, quest'ultimo elemento di riflessione, che potrebbe essere, ecco, un elemento da prendere in considerazione nell'ambito della stesura dei protocolli di seconda generazione. Mi riferisco al rating di legalità. Quando parlo di rating, parlo del regolamento antitrust che, diciamo, è stato approvato ormai un paio di anni fa. Parlo della delibera dell'antitrust del 14 novembre 2012. Questa delibera, diciamo, questo regolamento è stato proprio in questi giorni modificato, perché, ecco, vi dicevo, c'è stato un protocollo d'intesa tra ANAC e antitrust. Peraltro, questo nuovo regolamento doveva andare in gazzetta venerdì scorso, non credo che sia andato venerdì, dovrebbe essere pubblicato proprio stamattina in gazzetta ufficiale. E quindi, ecco, non so darvi gli estremi precisi. E il presidente Cantone ha evidenziato, ecco, la possibilità di, diciamo, estendere questo, che poi di fatto è un meccanismo premiale delle imprese virtuose, anche ai meccanismi dell'anticorruzione. Perché fondamentalmente, adesso in due battute, insomma, di che cosa si tratta? Si tratta di un meccanismo, ecco, premiale, come vi ho detto prima, deciso dall'antitrust, per cui l'impresa che, decide di acquisire questo rating di legalità fa un'apposita richiesta all'antitrust, e come, diciamo, ottiene sostanzialmente questo rating? In base ad una valutazione di, diciamo, determinati elementi della sua impresa. Quindi, chiaramente, anche in questo caso, come avviene nell'ambito poi di una procedura di gara, quindi il punteggio di questa impresa, perché questo rating in realtà è un punteggio, questo punteggio aumenta, diciamo, in funzione delle note positive del soggetto che fa la richiesta di iscrizione al rating.
per cui ad esempio guadagnerà punteggi se nessuno all'interno della compagine aziendale ha riportato misure di prevenzione o sentenze di condanna passate in giudicato, insomma un po' chiaramente ovviamente stiamo parlando di un, diciamo, di un duplicato dei requisiti generali, insomma per cui il rating si acquista sostanzialmente nel momento in cui l'impresa dimostra all'antitrust di possedere quelli che sono sostanzialmente i requisiti generali che vengono dichiarati in gara. E questo punteggio aumenta, ad esempio, anche in funzione di altri, diciamo, elementi di favore, quali possono essere, così come sono elencati nel regolamento dell'antitrust. Ad esempio, si guadagna un ulteriore punteggio nel momento in cui si rispetta il protocollo di legalità, nel momento in cui si utilizzano sistemi di tracciabilità dei flussi finanziari, ci si iscrive in una whitelist, si aderisce a dei codici etici di autoregolamentazione che sono dettati dalle associazioni di categoria. Quindi ecco, vedete, sono tutti elementi premianti di un'impresa che fanno sì che questa poi gli venga attribuito da parte dell'antitrust un determinato punteggio e questo punteggio può iniziare, chiaramente ancora non lo è perché è tutto ancora in fase sperimentale, questo diciamo, punteggio può rivelarsi appunto premiante in fase di gara. Questa era la struttura iniziale del regolamento. Adesso con la nuova versione, di cui purtroppo io ancora non ho potuto leggere il testo, però leggendo le dichiarazioni del presidente Cantone, questi, diciamo, gli aumenti di punteggio del rating sono stati legati anche, diciamo, a fatti che attengono la nostra materia, per cui ad esempio si potrà aumentare il punteggio del rating nel momento in cui l'impresa, per esempio, ha adottato dei modelli organizzativi di prevenzione della corruzione, oppure perché, ad esempio, l'impresa non è mai stata commissariata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 90 per i fatti che abbiamo visto. Quindi, diciamo, per mancanza di rinvii a giudizio o per presenza di diciamo, situazioni diciamo, sintomatiche di attività criminali, oppure ancora perché ad esempio diciamo, il punteggio può aumentare perché diciamo, le sanzioni diciamo, non ha mai ricevuto diciamo, sanzioni, l'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC in base a quanto previsto dal codice dei contratti. Diversamente questo punteggio diminuirà quando ad esempio l'ANAC avrà sanzionato l'impresa in base alle disposizioni stabilite del codice dei contratti, abbia diciamo, individuato un'incapacità alla contrattazione con la pubblica amministrazione a carico di determinate imprese. Abbia per esempio, diciamo, l'impresa si sia dimostrata negligente o inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali. Quindi, come vedete, questo regolamento originario del 2012 è stato ampliato con tutta una serie di, diciamo, di indici legati all'anticorruzione che possono essere tanto premianti quanto appunto diciamo, inflazionanti perché possono appunto determinare l'aumento o diciamo, il decremento del punteggio di rating dell'impresa e il presidente Cantone non ha fatto diciamo, mistero del fatto che chiaramente oggi si tratta soltanto di una mera facoltà, cioè quella di, perché innanzitutto ecco, l'iscrizione, la richiesta di ottenimento del rating di legalità rimane diciamo, una facoltà dell'impresa, non è assolutamente un obbligo, però si inizia a intravedere la possibilità che diventi un, diciamo, un vero e proprio meccanismo premiante in fase di gara.
Chiaramente prima di fare questo ci sarà bisogno di una modifica normativa ed è per questo che prima vi dicevo che il Presidente Cantone approfitterà certamente di questo recepimento delle direttive comunitarie per rendere tutti questi strumenti che attualmente sono facoltativi, ma potrebbero divenire obbligatori nel momento in cui le direttive saranno recepite. L'ultimissima battuta, perché vedo di avere soltanto ancora 2 minuti a disposizione. Ritorno un attimo nell'ambito delle cautele antimafia. Credo che questo momento in cui siamo chiamati a integrare i nostri protocolli di legalità, un'attenzione meritino anche le cosiddette whitelist. Abbiamo uno strumento secondo me formidabile, perché? Perché innanzitutto è celere, si fa subito ad accertare la bontà di un'impresa nel momento in cui è iscritta in una whitelist. Purtroppo per come è concepita la norma, l'iscrizione nella whitelist è facoltativa. E per quanto indubbiamente si stia registrando un aumento delle iscrizioni nelle whitelist, non è ancora sufficiente, a coprire tutto quello che è il tessuto, imprenditoriale. E quindi mi domandavo, se non fosse il caso, attraverso i protocolli di, legalità, fare un passaggio anche sulle whitelist e prevederne, in qualche modo, l'iscrizione, come obbligatoria. Il dato normativo attuale non ci consente con certezza di capire se questi strumenti sono diventati effettivamente obbligatori o facoltativi. Secondo me sono restati facoltativi. Perché? Perché abbiamo ancora un DPCM che prevede un DPCM di attuazione della legge 190, che è dell'aprile dello scorso anno, che continua a stabilire che l'iscrizione nelle whitelist è facoltativa. Quindi perché non cogliere l'occasione dei protocolli per potenziare anche questo altro validissimo strumento di cautela antimafia? Io vedo scritto zero, quindi vuol dire che il tempo è veramente finito. Vi ringrazio dell'attenzione.